Oggi i genitori e gli adulti devono aggiornarsi, resettarsi più in fretta sulle situazioni da affrontare, perché il digitale, i suoi strumenti, il loro impatto sui ragazzi cambia molto velocemente, ma i ruoli fondamentali sono sempre quelli tradizionali. Essere un riferimento ed un esempio coerente. Un genitore bullo in automobile non può fare prediche sul bullismo. Come un docente autoritario e non trasparente non può predicare la democrazia che non sta testimoniando col suo comportamento. E questo vale anche per l'uso dello smartphone da parte degli adulti. Essere presenti il più possibile, esserci al bisogno, condividere gli ambienti e gli strumenti con cui i ragazzi si rapportano, farne argomento comune di conversazione senza essere invadenti. Aiutarli ad essere informati, attenti, critici, anche in quel mondo che presumono di conoscere. Fare, o meglio essere, genitori, il contrario di non ho mai dato delle regole a mio figlio, non sono un padre ma un compagnone per lui. Autorevolezza vuol dire fiducia, non sapere di più su tutto, ma che i figli sappiano che ci si può rivolgere a noi in caso di bisogno e di difficoltà. È un compito possibile ma complicato dalla fase attuale della società, casomai è più ragionevole condividere con loro la difficoltà comune a tutti ad avere oggi punti di riferimento più solidi ma anche più giusti. I figli possono crescere in due modi diversi. Da vertebrati, forti dentro, si è fatto le ossa, si diceva una volta, ma vulnerabili in superficie. Ci si può ferire, avere delusioni, insuccessi, ma si impara da questi. Da invertebrati, chiusi nel guscio protettivo a tutti i costi della famiglia, ma senza qualcosa che li renda forti dentro, che li renda autonomi, in grado di camminare da soli e un domani liberi. Fra le fratture digitali emerse col Covid-19 c'è anche la diversa competenza dei genitori, più o meno istruiti, più o meno ricchi, e dei docenti, da un 30% di competenti dal punto di vista tecnologico all'inizio al 70% dopo il primo anno. E la constatazione che i ragazzi presunti nativi digitali spesso non ne sanno più di noi, solo uno su tre. Ma anche il divario di comportamento fra le famiglie, quelle più ricche e quelle più povere di fronte alla crisi, in una scuola molto rovesciata sulle spalle delle famiglie e dei docenti. Un'indagine francese rileva che le famiglie più ricche e presumibilmente più colte hanno comprato webinar privati, la versione moderna delle ripetizioni, mentre le famiglie più povere sono state anche quelle più disponibili a collaborare con la scuola e ad aiutarsi. Siamo tutti più a disagio e quindi tutti sulla stessa barca rispetto alla globalizzazione selvaggia, alla velocità talora pericolosa della rete, al Covid, alla crisi. Stiamo affrontando la stessa emergenza, gli stessi timori, ma partiamo da una base di fiducia e da un atteggiamento meno polemico che in passato, che può favorire la collaborazione su un interesse comune, i nostri figli. La scuola resta una delle istituzioni più apprezzate da oltre il 50% degli italiani, e quando siamo ripartiti a settembre il 70% delle famiglie dichiarava fiducia nei propri docenti. Non avere allora complessi di inferiorità né di superiorità nei confronti dei ragazzi. Il 60% di loro non distingue la pubblicità dai risultati in Google, non va oltre la prima pagina, e due terzi di loro è un apprendista digitale senza maestro. Abbiamo tutti, adulti e ragazzi, ruoli, competenze e concetti di privacy differenti. Allora diventa concreto il patto educativo previsto anche dalla legge sulla educazione civica. Informarsi e formarsi insieme, cercare insieme soluzioni, siamo tutti nella stessa difficoltà. Stiamo affrontando tutte cose nuove, il digitale, la crisi della società e della rete. Confrontarsi e collaborare, non dare doppi messaggi contraddittori scuola-famiglia, cercare risposte insieme, non uno contro l'altro. Agli adulti bisognerebbe dire, non si va lontano con la paura, neanche della rete, che è un bosco da esplorare. Non rinunciare al tuo ruolo, i tuoi ragazzi ti porteranno dentro di sé per tutta la vita.
insieme ai buoni insegnanti.